Buongiorno ragazze, buon lunedì. Io sto facendo colazione. C'ho qua il tè verde, le mie fette biscottate, acqua detox. Vai, si comincia la settimana, ragazze. Settimana di detox, e perché voglio muovere un pochino il metabolismo. La mia manina è sempre qua e per le persone che... Oddio, aspettate. Per le persone che ho visto hanno scritto dei commenti. Che palle questa mano, tesoro, che palle te sei? Ma che lo guardi a fare il mio video se la mia mano non ti sta bene? Se... Cosa lo guardi a fare? Sigla! Acqua detox pronta da ieri sera. Ora mi appoggio qui, mi metto la mia mano finta qua. Che dolore, e via. Dai, 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 basterà anche questa, oddio, io mi sono data una parvenza umana. Allora, le chiavi da Dani ce l'ho qui, ce l'ho giù nel portone, vero? Ma che mi ha messo qui? Perché c'ho questo coso in borsa? Ma vabbè. Comunque, andiamo a metterci i cappottini. No, non avevo schiacciato. Sono 7 gradi. 7 gradi, ragazze, come d'inverno. Mi sta accompagnando la chicca giù da Dani. Non avevo schiacciato il pulsante del rec e quindi, vabbè, sette gradi. Fatto come me quando andai a cavallo, ho chiacchierato mi a vuoto. Vabbè, comunque, mi sta portando giù lei perché almeno approfitto, mi fa dare uno strappo, anche se dovrei camminare un pochino perché ho lasciato, però vabbè, inizierò oggi con la cicletta. Vai. E stamattina, visto che ho iniziato la mia detox, ho tolto i beveroni e le capsule perché do una botta al metabolismo, diciamo così, ecco. Coso detox oggi, io sto a riprendere tutto, non con gli interessi, guarda, manco pantaloni mi ristanno. Madonna, E mi stavano tanto bene, ma non mi sei stavano tu? più, che non erano subito con il cappello. Perché mi si cura, tantarana la dura, allora. Mannaggia la gente, mannaggia la gente, ma che davvero, io boh. E comunque, c'è sempre il tasto, smetti di seguire, non seguire più ragazzi, ma che davvero, non ci sono problemi, Io non vi chiedo di seguirmi se non mi sopportate nei miei lamenti, nelle mie cose, nella mia vita quotidiana. Cioè, non vi chiedo mica niente. Ciao. Ciao, amore. Io non vi chiedo mica nulla, ragazzi. Fate ciò che ritenete libero di fare. Io non per questo mi comporto diversamente o perdo la pazienza, ecco. Se mi volete seguire, mi seguite con i miei lamenti, le mie cose. Se mi volete seguire, amen. O te, o che vuoi che sia. Allora, questo. Allora, mi sono fatta un caffettino perché in casa non mi sono scordata di prenderlo, capito? E allora
E allora lo sto prendendo ora. Tanto è uguale, ragazze, no? Madonnina, ora mi do una sistemata anche alla faccia, che la mattina fu sempre quando vengo giù, stamattina ho rispento la sveglia da quanto sonno avevo, e quindi mi sono truccata così un po' alla rococò, però bene uguale. Ci siamo svegliate, guardiamo cartoni alla televisione, vero? Sì, però questa pastina la mangi? Glielo dici già a queste tate che tanto non ti vedono? Eh? Meme, stamani c'ha la dermatite, è tutta un prurito, dopo nonna ti passa la pomatina, eh? Va bene, amore? Glielo dici già alle tate? No? Non glielo vuoi dire? Oh, Cici! Cici Bucci, come ti fa nonna con la mano bronca? Cici Bucci, ecco la lady, la golosa. Tenta lady, c'ho la bua, eh. Ciao amore, tenta lady, eh. E Spike, attenta che ora ti mangia la pasta, Spike. Levati, su, levati golosone. Lo vuole lui, sta a vedere, guarda. Hai visto? Oh, via piccinino, glielo fa così al gattino, eh? Vedi che vuole, è goloso, via purino, dai, fagliela mangiare. Vedi, è bagnato, tanto aspetta, che non asciuga. Che guarda la televisione, io mi sono messa a fare un pochino, come si dice, di faccendine, ecco. Così, piano piano li fa anche il letto, molto piano, ragazze, molto piano, però... Vabbè, qualche cosina cerco di aiutarli a fare, perché se no non mi riesce a far nulla, ragazze, con questa cazzo in mano. E allora piano piano, vedete, cerco un attimino di... Ho sbagliato il guanciale, questa è la maniera. Eccoci. Ok. Piano piano si ricomincia a fare tutto senza fare tanti, che se mi vede mio marito si arrabbia, però io piano piano bisogna che ricomincio a fare le cose, non posso stare qui a perdere, cioè voglio dire a dire mi fa male, però bisogna che mi metto giù piano piano e inizio a fare le cosine con calma, ecco. All'inizio mi verranno bene, poi dopo alla fine verranno meglio. Intanto che si posa qui, che prende aria, boh, a sistemare i camerini. Poi, sto tempo, piove un'altra volta, che cocomeri, volevo andare a camminare un pochino, invece neanche stamani, sai, volevo andare anche su dalla mia amica Paola a trovarla un pochino, che tanto non ci si vede, e invece nulla, perché con questo tempo, con la Emily, non posso andare davvero, perché c'è una gabina di questi giochini di Emily, con questo tempo non posso andare davvero, perché come si fa, ragazzi, ci giochi per tutto, scappa fuori tutti i giochi, oh madonna, anche un attimo mi sentono fuori, e ora passo un pochino da aspirapolvere, perché ragazzi, non sono una postazione di cosa, come si dice, di scendi giù Spike, di salvataggio, vi metterò qui, guarda, così almeno, perché c'ho da ripiegare questi pannetti a
scendi giù, Spike, diglielo che questo è mio. Ti vuole mangiare tutto. C'ho da ripiegare questi pannetti dell'asciugatrice. Oddio. Mamma mia, dappertutto c'hanno cosi. E dopo almeno sono pronti per stirare, gliele volevo sistemare un attimino. Se no restano tutti appigiati. Perché. Lallo, ma come fa io con una mano sola? Anche troppo sono andata a fare la spesa. E ho portato sul passeggino. È un po' d'occhio un po'. Ha ragione Topo, ma io con una mano sola anche troppo. Con la figliola che era fuori. Dai, andiamo a fare la spesa. Noi aspettiamo il nonno Lallo, vero? Aspettiamo nonno. Bibi! Aspettiamo nonno nel parco. Con tutti gli alberi, vero? I fiorellini, Melissa. Vedi? Tenta a scendere, che nonna c'ha la bua. Piano, brava. Ferma. Ehi. Vieni qua, per l'amor di Dio. Qui passano le macchine, bisogna stare attenti. Nonno è qua, ora gliela andiamo a portare. Vieni. A portare. Nonno è andato a prenderci le fragoline. Ma che marito che c'ho a tutto fare. Allora, ora faccio. Sì, mi faccio la, i robottini. Il lift qui. Questo qua, quindi ci vuole l'arancio, le fragole. Poi mi avanza un pochino d'acqua detox, così non butto via niente. E frullo tutto. Così almeno è buonissima. Che fai la casa, Emily? Ti prepari il lettino? Si prepara il lettino, Leo, la Emily? Bri? Si prepara il lettino la Emily. Abbiamo accesa la stufa perché, guardate ragazze, da non dire, ha nevicato. No, roba da chiodi. Stava nevicando, ma vi rendete conto? Siamo quasi a maggio, Allora, Emily gli ha fatto Lallo le chips di zucchine che gli piacciono tanto al forno e i medaglioni di petto di pollo che gli piacciono tantissimo. Sono fatte nel forno, quindi aspettate un attimo che mi ci vuole per girare la cosa. Sono fatte nel forno, quindi non sono fritte e ai bambini gli piacciono tanto perché sembrano patatine chips, insomma, le patatine. È vero, Emily? Dai! Buongiorno ragazze, buon martedì, siamo martedì oggi. Allora, faccio colazione, ho il mio tè verde, fette biscottate e questa è marmellata bio delle more della mia mamma, è stata fatta con lo stevia. Quindi... si fa colazione. Faccio colazione e ci sentiamo subito dopo. Oh, ragazzi, mi sono preparata, vestita. C'è un filino. Dico, che è questo coso che c'ho qui? Allora, per tutte quelle che volevo far vedere un attimino a quella ragazza che mi ha detto, e tutte quelle che hanno messo il like al suo commento, che questa dieta non funziona, che io non mi dimagrisco. Allora, vi sembro, non si vede nemmeno, vi sembro quella di qualche mese fa? Ditemelo voi se vi sembro quella di qualche mese fa. Cioè, non lo so, non... Che c'entra? Non sono mica diventata una S. So sempre una XL, ragazze, e da 100 kg sono arrivata a 85. Ho perso questi chili, non è che sono 40 kg. Cioè, piano piano sto facendo il mio percorso, però di sentirmi dire sotto i video che ho fatto, poi dopo dici, perché non fa più video? Perché ci sono persone così che cacano le scatole, insomma. Sentirmi dire, dice, ma non si vede che ti sei dimagrita. Vabbè, lo vedo solo io, insomma, ragazze. Comunque, dai. Allora, ora vado giù da Dani, Comunque, ragazze, davvero, per ritornare nel discorso, fate pace col cervello, perché, cioè, voglio dire, non è che si tratta di miracoli. Io sto facendo un percorso alimentare sano e... cioè, sto perdendo dei chili piano piano, graduatamente. Non è che dall'oggi a domani posso essere uno stecchino. Sono sempre stata obesa nella mia vita, capito, ragazze? Piano piano sto facendo un percorso e ci vuole il suo tempo. Non sono miracoli, non è una dieta, è un percorso sano alimentare integrato con delle cose
che servono appunto a dare al fisico le vitamine, le proteine e la frutta e la verdura di cui ha bisogno e che non si può mangiare in una volta, perché è impossibile mangiare tutti i giorni 5 tipi di frutta e di verdura. Cioè, almeno che uno si metta l'impegno di dire sì, voglio mangiarmi, ecco, 5 tipi di frutta, 5 tipi di verdura tutti i giorni, capito ragazze? Con questo programma potete farlo. E ora sto facendo la mia fase di detox, sto bevendo i miei bibitoni di acqua detox, che fanno bene, e a maggio inizierò un altro percorso nuovo che per ora non posso parlarne perché mi è stato proibito di parlarne, però ve ne parlerò appena inizio, ecco. E non mettetevi a far polemica sotto i video, io non è che non vi voglio rispondere, io vi leggo tutte perché mi piace vedere i vostri commenti, mi fanno stare più vicina a voi. Non ho molto tempo per rispondere perché non ho tempo di stare al computer, e col telefono purtroppo c'è quel programma, questo programma qua, ve lo faccio vedere, che è questo programma qui, vedete? Ora non so se mi metto a fuoco, perché ecco questo programmino qui, che serve appunto per vedere i T-Studio, si chiama, per vedere i messaggi, per vedere tutte le cose del canale. Però io non, cioè, metto solo cuoricini perché non sono capace tanto a scrivere per venire a rispondere, per cui ecco, io vi leggo tutte, e quindi come leggo le persone che mi fanno i complimenti, leggo anche quelle cacacazzo che dicono determinate cose, ecco. E come quella ragazza che ha scritto, ma io non è che poi dopo cancello per non fa polemica, perché io lì per lì sono istintiva e rispondo perché mi viene un po' di nervoso, un po' di rabbia, poi dopo cancello perché non me ne frega di star lì a perdere tempo con delle persone che nemmeno mi vogliono bene, nemmeno mi conoscono, capito? Che palle con questa mano! Ma tesoro, ma chi te le fa guardare i video? Cioè, YouTube è una piattaforma che è piena di video vlog, di persone da seguire. Se non ti piacciono i miei video perché io sono polemica, perché io sono lamentona, perché sono fatta così di carattere, cioè non li guardare i miei video, ma cioè non ti obbliga nessuno. Io non è che ti metto una pistola alla testa e ti dico devi guardare i miei video. Se vuoi guardarli mi fa piacere, mi dà visualizzazione e cerco di ingrandire un pochino e di prenderci qualche soldino. Se non ti fa piacere di guardarmi video, amen, cioè voglio dire, una stronza in più o una in meno che mi giudicano mi fanno nervoso e basta, capito? Perché voglio dire, ma che senso ha? Oh, che palle questa mano! È logico, mi sono operata ora, vi sto facendo vedere tutti i miei progressi. Mi fa schifo anche a me, perché la sera io quando chiudo la videocamera a volte mi viene degli attacchi di pianto da morire, perché dico, madonna mia, non ce la faccio nemmeno a piegare il polso, il pollice, devo fare questo esercizio, non mi riesce di farlo. Cioè, mi prende il panico, è brutta perché sopra si vede questo tendine grosso e mi sembra una mano finta. Però capisco che alla gente può restare anche antipatico sempre un lamentarsi così, però io non ti obbligo a guardare i miei video se non vuoi sentire le mie lamentele. Io sono così di natura, sono un po' polemica, un po' cazzi, chiamiamo, si può dire così, ecco. Però insomma, tesoro, non mi veni a rompere le scatole anche a me, insomma, ecco, perché io vivo la mia vita tranquilla, vedi come cerco di essere tutta, cioè di filare tutto liscio, nella mia vita non è tutto liscio, però cerco, ecco, di farlo andare tutto liscio, perché mi va che sia tutto liscio, perché c'è tanta tristezza nel mondo, senza le tue polemiche, capito? Che mi viene a fare sotto i video per creare confusione, perché poi le persone che mi vogliono bene ti rispondono, e è normale che ti rispondono, eh. E quest'altra mi viene a dire, non funziona, siccome te le vendi questi prodotti, devo vedere se funzionano, ma non sono mica prodotti miracolosi, cioè piano piano si vedono i cosi.
Guarda i miei video dall'inizio a ora, cioè guarda quello del battesimo della Emily, che è di quel periodo che è prima della mia dieta. Guarda il video del battesimo della Emily e mi vedi com'ero, capito? Cioè non è che ti dico cazzate, te guarda il battesimo di Emily, se sei una che mi segue o mi dici che fai, oppure fai solo per far polemica, e guarda il mio video adesso e vedi, cioè, la trasformazione, piano piano. È da gennaio che ho intrapreso questo percorso. Non possono succedere miracoli, boom, che mi sveglio la mattina e c'ho una taglia 40. Cioè, da una 58 che portavo, sono arrivata a portare una 50. E quindi mi sembra 8 taglie, è tanta roba, insomma, 8. Ho perso tanti centimetri, però non sono cose miracolose di dire, ecco, bevi un bibitone e sei subito magra, come ti fanno credere tante persone che fanno male il suo lavoro. Questo è un programma che ti riabitua a mangiare sano e quindi ti fa levare tutte le tossine, è un programma detox, capito? E quindi ti fa levare tutta quella robaccia che hai accumulato nel corpo, e tra questo c'è anche il grasso, perché il grasso è dovuto dalla cattiva alimentazione, è dovuto dai troiai che uno mangia. Perché prima le persone erano magre, prima, quando non c'era né tecnologia e quando si mangiava le cose dell'orto, perché non c'erano tante cazzate che ci sono oggi. Capito? Uno poi era un pochino più povero, non si poteva permettere determinate cose e quindi si mangiava con la gallina dell'orto, si faceva la sfoglia fatta in casa, per chi aveva la farina, il grano fuori da poter macinare al mulino e fare la farina, e c'aveva le galline, faceva l'ova e c'aveva l'ova e quindi faceva la sfoglia fatta in casa, cioè c'era più vita sana, capito? Non è che come oggi che si mangiano tanti troiai, e questo è un programma che ti riabitua a mangiare sano, a mangiare frutta, verdura, carne, pesce cotto in determinati modi, non soffritto, che non ci siano tanti fritti. Poi c'entra, se vuoi andare dai cinesi a mangiarti il gelato fritto, cioè nessuno te lo vieta. Però questo programma non funziona. Se fai queste cose, se fai questi. Gli sgarri ci sono, perché anch'io sono un tipo goloso, che c'entra, a Pasqua mi sono mangiata anche io un pezzettino di lasagna. Cioè, voglio dire, anche io ogni tanto la domenica faccio qualche sgarro, vado a mangiarmi il gelato con la mia famiglia, però è normale, ci sta queste cose, capito? E piano piano io non ti dico che, cioè, è una cosa miracolosa e ti fa perdere i chili. Questo è un programma che ti riabitua a mangiare bene. Poi ci sono persone che purtroppo non fanno bene il suo lavoro e ti dicono che ti fanno credere i miracoli, ma i miracoli non esistono, ecco. Io ti ho detto che pesavo 108 kg e sono arrivata a pesare 85 kg. Quindi quanti chili ho perso? Fai il conto. Dal 2 di gennaio a oggi, che siamo il 29, no, oggi è il 30 aprile, guarda. Se ti dico cazzate, oggi è il 30 aprile, non si vede, non mi riesce di far vedere lo schermo del telefono. Vedi? Vediamo un po' se forse faccio così si vede meglio. No, non mi si vede perché vedi come. Non so come fartelo vedere. Ecco, vabbè, comunque oggi è il 30 di aprile, ecco. Cioè, boh, mi sembra a volte che lo fanno apposta le persone per criticare, per mettere su zizzania, polemica. E, è così, piano piano, ecco, io sto facendo questo percorso, mi sono data un anno di tempo per rinascere da questa mia obesità e mi sembra che piano piano sta andando bene. E a volte le persone che fanno queste polemiche così. Ciao Spike! Ciao amore, ciao, batuffolo bianco, vieni, scendi giù che ora io vuoi fare il caffè, vieni, vieni, se no facciamo. Faccio il caffè. Intanto la mia figliola ha stirato, ha piantato qui il ferro e tutto. Così, Spike, ti sei messo proprio davanti, al centro dell'attenzione. Va, vieni.
Allora ragazze, qua c'ho la mia insalatina, aspettate che vi metto a fuoco la mia insalatina per iniziare la mista, per iniziare il pranzo, e poi ho fatto la pasta, questa senza glutine, con i pomodorini, il sugo freddo, insomma, lo trovate nella la ricetta anche nei miei video. C'ho il capicollo. Allora ragazze, mi sono preparata perché con la sinistra mi sono truccata, avevo già detto tutto, perché che vai amore? Il prosciutto? Sì. Con questa bocca lorda glielo un po' letate che hai mangiato? Ferma, ora donna te lo datti dal capocollo, glielo dici che ha mangiato la girella. Vi volevo far vedere l'outfit. Allora mi sono messa questa camicina, aspetta ora nonna ti dà tutto, questa camicina che è fatta così, molto carina, della Upim, così. Poi mi sono messa pantaloncini di jeans, ora ve li faccio vedere un attimino perché ci vuole passione. Questi pantaloncini di jeans e niente, stasera vado a mangiare il sushi con la mia amica Elena, alla quale mando un bacione perché guarda sempre i miei video. Ci sentiamo domani, che è il primo di maggio e è giovedì? Mercoledì, primo maggio. Buongiorno ragazze, buon primo maggio, io mi sono svegliata da poco, ho fatto colazione e ora mi sono fatta un caffeino di ginseng, come sono chiamati, quelli senza zucchero ragazze. Ora mi metto a rispondere a qualche mail e poi dopo ci prepariamo insieme. Oggi ho detto a Lallo dico si va un pochino a fare due passi su un paese, perché non si esce mai lui da soli, un pochino a coccoline come due sposini, ecco, non si esce mai. Dico oggi, però guarda che tempo, ho aperto la persiana, mi è preso un accidente ragazze, perché è tutto nuvoloso, tutto aperto, speriamo che non piova. Comunque, se non piove usciamo un pochino con Lallo. Ora faccio un pochino di fisioterapia alla mia mamina e poi nulla. Ah, vi volevo far vedere, ieri sera siamo andate con la mia amica Elena a mangiare il sushi al ristorante giapponese, cioè è stata proprio una giornata magnifica, sono stata benissimo. Elena è una persona, cioè io penso di non avere... di non aver mai conosciuto una persona come lei, ecco, proprio è una persona spettacolare, è buona, è dolce, ci si sta bene insieme perché si parla di tutto senza condizioni di nulla, e quindi quando fai tutto, riesci a fare tutto ciò con una persona, io penso che non ci siano altre cose da aggiungere. Allora rispondo a qualche mail e sono da voi. Ecco, sparo adesso a fuoco, mi sono messa le station ragazze e vi volevo far vedere questo cappottino bellino, che è questo giacchettino, diciamo così, ecco. Olè, pronti, si parte. Sono 8 gradi qui da noi, è un freddo che si pela ragazze. Vedo queste storie che fanno su Instagram le ragazze che seguo e dicono ah che caldo qui, tutta a maniche corte, pantaloncini corti, altro che qui da noi. Allora ragazze, abbiamo fatto un aperitivo al bar con Lalo, ho evitato di riprendere lì dentro perché c'era un pochino di gente. Se mi riesce vi metto una fotina, così almeno abbiamo fatto le foto. Già so brilla io, un bicchiere di vino già so nel pallone ragazze. Comunque dai, ora si va in farmacia un attimino e poi dopo si va a casa perché c'ho da sistemare un po' di... Guarda giù di sotto c'è posto. Sì, infatti è aperta ora, si vede che alle 6, ecco, era aperta. E insomma dicevo, si va a casa, c'ho da sistemare un po' di cosine e poi ordiniamo, sì ora ti vedo, ordiniamo la pizza. Eccoci qua, buon giovedì, non so se ve l'ho detto, ho già fatto colazione e sono qua da Dani, bevo un ginseng perché a casa ho bevuto il tè verde con le fette biscottate, perché ho la settimana detox e poi ieri sera siamo andati a mangiare la pizza, quindi addio detox, insomma, vabbè, io prendo sempre la mia quella senza glutine, però vabbè, dai, una volta ogni tanto era festa e ci sta,
Poi dalla prossima settimana inizio questo nuovo percorso, diciamo così, che è una nuova frontiera sempre della Juice Plus. Vediamo un po'. Poi ve ne parlerò se qualcuno è interessato, ecco, a questo percorso che sto facendo. Ne parlerò, ecco, anche nei video. Per ora vi lascio qualche spezzone così del mio percorso alimentare. Che hai di fame, amore mio? Oddio, com'è? Eccolo, eccolo. Eccolo. Faccio vedere la bella lady. Fermo, eh. Guarda, su. Oh, amore. Amore, devi stare attenta perché c'ho la boa. Eh sì che c'ho la boa. Dammi un bacino. Dammi... Ah, Spike, ci ha preso la cosa, Spike. Giù, scendi. Ci ha preso la scena, ci ha preso durante il nostro bacio, Lady. Via, non mi lecca però pantaloni. Che devi lecca pantaloni? Per fare che cosa? E noi siamo già uscite fuori. La Emily ancora sta dormendo, quindi piano piano. Oggi penso che chiudo qui il vlog, poi dopo domenica lo riprendiamo un altro vlog, perché sennò viene una cosa troppo lunga dopo il cinema. Facciamo le puntate come alla televisione, ragazze, dai. Vi lascio venerdì e sabato senza video e poi domenica faccio il vlog, così almeno guardate un pochino, insomma, ecco. Avevo fatto un sondaggino su Instagram in base, ecco, a quello che preferite nei video tutti i giorni oppure spezzoni così della settimana, e era venuto che volevate, ecco, questi spezzoni. Poi lo sapete, c'ho un altro Instagram ora perché me l'hanno hackerato quell'altro, non si sa che fine abbia fatto. Comunque io sono sempre qui, ecco, questo è il mio profilo, c'è questa foto qua. Ora non so se riuscite a vederlo, perché oddio che ho fatto. Ok, cioè, ovvia su, perché mi fai così, mi fa vedere altre cose. Questo è il mio nuovo profilo, vedete, bet.pollini. Vi lascio magari in sotto, così lo potete vedere meglio, ecco. Ora viene chiaro, perché ecco così. Va bene, mie ragazze, io faccio un pochino di faccendine e ci sentiamo giù dopo nel corso della mattinata, della giornata. Vi volevo far vedere le scarpine. Oh, mi sono levata un attimino la fascia perché è sempre gonfia questa mano, porina. Non mi tornerà più, sembra la mano di un morto, vabbè. Comunque, ve lo fa vedere le scarpine della Emily che gli ha preso la Dani, ho detto prima, sono andati al centro commerciale. Ieri, oddio come sono, amore, guardate come sono, aspettate che ve la metto più, ok, guardate come sono, ragazze, ho il fiorellino, oddio, ho tutti strass qui, penso siano anche comode. L'avevo viste della Geox da Bata l'altro giorno, però sai, io se non ho la bambina gliele posso misurare, ho sempre paura che... Ma belline che sono, fiorellini, adoro, adoro, ragazze, sono proprio belline. Ora non so come farvele vedere perché ho questa mano bronca qui, però mi piacciono tantissimo. Che numero c'ha? Il 24. Ah, il 24, adoro. Chi si è svegliato? Emily! Ciao, Tate! Ciao, Tate! Emily vuole le patatine. Allora, l'apri da solo e il zucchino di frutta prendiamo, vero? Dove si mette dentro il buchino? O dov'è? O dov'è? O dov'è? O dov'è? O dov'è? O dov'è? Oh, ah, eccolo! Qui, nel capo del gattino. Qui, ce la fai? Della prima nonna? Ah no, sei stata proprio brava, vedi? Ma nonna che dice che non sei brava, ma pensava che sei piccina che non ce la facevi, ma proprio nonna, patate di nonna, vero? Che c'ha la nonna in testa? Le patate, vero c'ha la nonna? E si mette qui, vero? In testa del gattino. Oh, mamma, sì, è meglio. Amore, nonna, ecco.
ce l'abbiamo fatta. Vediamo un po'. Tieni. E le patatine. Guarda che mano che ho, ragazzi. Sembra finta. Vabbè, pazienza. Oh. Mm. Ma che è questo succo? Alla pesca? Alla pesca è questo succo. Mimi! E c'è un gattino, un mimi, se è vero. Piscino, piscino, bello, bello, questo intimo. Eh? Ovvio, ora ci prepariamo, famo colazione, Lilia, le tate, e poi andiamo a fare una bella passeggiata. Allora, ragazze, io sono col passeggino insieme a Emily. E intanto che lei guarda cartoni, io cammino, così mi fa bene camminare e prendiamo un pochino d'aria. Guardate che bella giornata oggi qua in mezzo al bosco. Qua, guardate che spettacolo che è qui, ragazze. Su c'è in Montamiata, vedete? Quello lì è in Montamiata. Proprio bello, la natura così è meraviglioso, ecco, star qui. E noi ci veniamo tutte le mattine, questo è il nostro percorso. Tutto da sistemare, tutto da aprire, ora vi metto qua. Sono appena rientrata in casa. Oddio, con questa mano è male che mi fate camminare. Beh, però abbiamo fatto una bella camminata, ma tanto tanto. Ora Emily è restata giù con Lallo. Ma cosa urli, torza? Cosa urli, puzzolona? Amore, ciao passero! Ciao patato! Ciao papaveroni! Ciao papaveroni, amore! Ciao papaveroni! Ciao passero! Aspetta, non ti fa male, sta attento! Via, fammi passare, su! Allora, mettiamo un pochino in ordine, mi vado a mettere comoda, così almeno faccio le mie cose con più calma. Oggi mi voglio fare la mia minestrina, visto che in questi giorni ho straviziato un pochino, quindi mi faccio la mia zuppa, che c'ha poche calorie e è buonissima, che è questa qua. Ora vi faccio vedere, è questa zuppa qua. Praticamente è una zuppa completa di verdure, che c'è anche i semi di girasole dentro, è buonissima, ragazze, è buonissima. È una zuppa vegetale con tutte le verdure possibili, vedete, fatta così. E è molto semplice da preparare, perché in un pentolino ci si mette 230 grammi di acqua, si porta a ebollizione, ci si mette questa, si mescola un pochino, si fa bollire all'incirca un minuto e si mangia. Si può accompagnare a dei crostini. Oddio, mi vedete un po' male messa così, una cosa di fortuna, a dei crostini, che ne so, col formaggio. Io la mangio solo col formaggio e l'olio, perché mi piace tantissimo. Va bene, con questo coso del mangiare io vi saluto, vi mando un bacione e ci sentiamo presto con un altro video.